Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you... Elvis Presley, James Dean, Marilyn Monroe, l'avete capito, siamo negli anni 50, siamo in American Graffiti e quest'oggi scopriremo le sfide progettuali di un locale come questo. American Graffiti, da come potete vedere, da come è costruito, è quella di cercare di riportare in Italia il concetto del diner americano degli anni 50. Per cui però rivisitato in tema un pochettino più moderno e quindi più adatto a quello che è lo standard attuale. Questo è valido sia a livello di impiantistica che comunque di fruibilità da parte del cliente, per cui il modo che uno ha di vivere il locale, il ristorante, vivendo al massimo l'esperienza che si trova all'interno di American Graffiti. Per cui noi partiamo dal progetto, da quello che è il diner American in 50 e riproponiamo certe idee che comunque nel collettivo comune sono l'alimento a scacchi, i colori, le macchine anni 50, le pin-up, tutto questo cerchiamo di amalgamarlo, fare in modo che venga fuori una proposta omogenea e che comunque riempia la vista del cliente che entra all'interno del locale. Inizialmente si valuta il locale, la tipologia di locale, una volta che si trova un locale adatto si iniziano a studiare i layout interni che partono dalle disposizioni dei tavoli, disposizione della cucina, del banco bar, si cerca di trovare la posizione più ideale per l'accoglienza dei clienti. Dopodiché si passa materiali, tipologie di panche, tipologie di arredi a parete e chiaramente la pavimentazione che per noi è un po' un vincolo imprescindibile, quello è il nostro marchio di fabbrica se vogliamo. La cosa più difficile è riuscire a essere sempre innovativi e trovare sempre un piccolo particolare che distingua un locale dall'altro, perché uno deve entrare e trovarsi negli anni 50 però sempre in posti diversi, quindi sempre in diverse ambientazioni, movimenti diversi del controsoffitto, cartongesso, qualsiasi cosa. È sicuramente un grande onore essere partner di American Graffiti e quindi anche di Surf, che ha seguito i progetti, che ha fatto la scelta del prodotto. Sicuramente la nostra tipologia di azienda e quindi di prodotto si presta molto bene alle esigenze anche più estreme in senso architettonico e quindi sia per qualità sia di caratteristiche tecniche ma anche di qualità proprio percepibili come estetiche ha sicuramente influito nella scelta diciamo del prodotto da parte diciamo della committenza o del progettista come Surf e quindi questo ci rende molto orgogliosi. I poster sui tavolini, gli sgabelli, gli stessi tavolini, tutto richiama gli anni 50, ma in questo progetto ha un ruolo importantissimo anche il pavimento. Il pavimento che noi utilizziamo, che è quello della Cesi, è un pavimento innanzitutto unico. Questo ci tengo a sottolinearlo perché non è stato facile individuarlo, perché è l'unica ceramica bianca e nera. Che sembra una cosa scontata trovare il bianco e il nero, invece non è vero, perché si trovano i grigi e i beige, ma il bianco e il nero non si trova. Ha una dimensione che è gestibile perché è un 30-30, negli ultimi anni i formati sono andati molto allargandosi e si perderebbe se la quadratura non fosse 30-30 ma fosse 50-50, si perderebbe l'effetto che noi riusciamo a ottenere all'interno del locale. Il prodotto è un grass porcellanato, in questo caso smaltato, è della serie diciamo matte perché è superficie satinata, e formato 30-30. Tutti i nostri prodotti sono modulari, quindi hanno la possibilità di essere componibili all'interno di uno schema di posa in maniera sempre possibile. I plus sono sostanzialmente di grande resistenza, essendo un grass porcellanato, eppure essendo un prodotto comunque smaltato di alta resistenza anche al calpestio. Ha tanti colori, in questo caso per esigenze cromatiche legate allo stile del negozio, del ristorante, è stato scelto il bianco e nero, ma noi appunto abbiamo una gamma che si compone di più di 40 colori. Per noi è fondamentale, fa parte dell'estetica che crea l'ambiente American Graffiti, come la sedia, anche il pavimento, è altrettanto importante. La durevolezza sicuramente della piastrella ha dimostrato di essere una ceramica comunque durevole, insomma quello che a noi serviva ce l'abbiamo.